Sarò felice se riesco a soprattutto a incrementare la produzione. Io spero di poter sensibilizzare non solo il territorio, gli attori, diciamo, artistici, ma anche quelli amministrativi che fino adesso stanno mostrando sensibilità e stanno cogliendo l'esigenza di aumentare la possibilità, le potenzialità del nostro teatro, del nostro territorio. Questo, il mio grande lavoro sarà questo. Ha detto poco fa che arriva un momento nella vita di un artista che sente, in cui sente la necessità di operare per un progetto. Sì, lo confermo. È un momento nel quale uno fa la regia, anziché di uno spettacolo, fa la regia degli spettacoli anche degli altri, cioè cerca di lasciare qualcosa, un segno. Che possa resistere anche alla propria esistenza, che non sia una cosa fondamentale. Come ho detto, non voglio in questo momento parlare di programmi solamente perché tutte le iniziative, anche le cose che verranno messe in cartellone, avranno tutte una forte motivazione, quindi meritano, come dire, una singola specifica e ampia argomentazione. Per questo non è inutile fare una cavillata in questo momento. Fatto per il momento la scelta di assolutamente di fare un passo indietro, anche perché ritengo molto difficile riuscire a controllare e a rispondere in tempo reale a tutte le esigenze che io conosco al teatro, perché ovviamente ci ho passato 40 anni della mia vita e ci continuo a passare gli anni della mia vita e so che ci può essere un problema dell'ultima ora e se io in quel momento mi sto truccando per andare in scena è chiaro che non posso essere pronto per risolvere un problema. I problemi nascono e si risolvono in continuazione. Il teatro è fatto di piccoli problemi da risolvere.